La storia della cantina sociale di Oleggio comincia nel 1891, quando un piccolo gruppo di viticoltori decide di raccogliere le proprie uve in una cooperativa per vinificare in comune e vendere il prodotto ripartendo gli utili fra i soci. Le idee legate alla cooperazione erano già nell'aria da diversi anni e molti lavoratori in tutta Europa vedevano in essa lo strumento per migliorare la propria condizione sociale ed economica. Ne aveva teorizzato a lungo l'economista Luigi Luzzatti, grande sostenitore del credito popolare e di una moderna riforma del lavoro, la cui ispirazione di fondo si basava sulla convinzione che il processo naturale di selezione tra gli uomini poggiasse non sulla concorrenza tra individui, ma sulla loro mutua reciprocità. E proprio questa idea aveva indotto l'enologo Sebastiano Lissone a fondare una cantina sociale già nel 1886 a Oleggio. Posta ai limiti della zona viticola novarese, nella piana a destra del medio corso del Ticino, Oleggio affonda le sue radici nella protostoria e conserva ancora importanti testimonianze del governo dei Visconti e degli Sforza. È rinomata per un importante mercato del bestiame e per l'allevamento, ma sta per aprirsi alla nascente industria. In quegli anni anche Oleggio riflette lo spirito cooperativistico che anima tutto il Piemonte. E questo induce il Lissone a far nascere qui una cantina sociale, sulla scia di quelle sorte in Francia e in Germania. Ma la sua iniziativa fallì, complice anche la peronospora, il fungo parassita giunto dall'America alla fine degli anni 70, che decimò i vigneti riducendo drasticamente i raccolti. Bisognerà aspettare la caparbia di un viticoltore appassionato come Bernardino Balsari perché il tentativo si ripeta, questa volta con successo, 5 anni dopo. È nel 1891, infatti, che Balsari convince pochi viticoltori, tra cui il sindaco e il farmacista, a produrre e vendere il vino in comune. Nasce così la prima cantina sociale d'Italia. Erede di una delle famiglie più in vista di Oleggio, da cui aveva ereditato le vigne, Balsari era stato volontario nella Terza Guerra di Indipendenza, al seguito di Garibaldi. Ma per le vigne aveva studiato i trattati di agricoltura del conte di Cavour, che fu tra i primi a mostrare interesse per i vini novaresi, non disdegnando di servirli anche ai pranzi ufficiali, al pari del Borgogna o del Bordeaux. Balsari intuì con incredibile anticipo sui tempi che per migliorare la qualità del vino bisognasse ridurre la produzione delle viti. E in contrapposizione agli altri vignaioli sperimentò alcune tecniche di diradamento, non esitando anche a tagliare i ceppi più deboli pur di far entrare tra i filari aria e sole, col risultato di ottenere un'uva migliore anche se in minore quantità. Se col suo sistema non convinse i viticoltori, ci riuscì con la cantina sociale, che offrì loro cognizioni tecniche e mezzi per produrre vini con caratteristiche costanti. La cantina consentiva ai singoli di ridurre i costi di lavorazione, pur alzando la qualità del prodotto, e di attendere il momento più vantaggioso per commercializzarlo, ricavando così maggiori utili da ripartire tra i soci. Nel 1893 una delegazione oleggese è presente all'Esposizione Internazionale di Zurigo, dove conquista la medaglia d'oro per l'eccellente qualità del vino. E nel 94, alle Esposizioni Riunite di Milano, la cantina sociale ottiene 2 medaglie d'argento e un premio di 1.000 lire dal Ministero dell'Agricoltura. Dal 95 al 99, altri riconoscimenti arriveranno dal Circolo Enofilo Italiano e dalle Esposizioni di Borcosesia, Asti e Torino, Gallarate e Genova. Alla vigilia della vendemmia del 1897 giunge a Oleggio, a ispezionare i reparti di cavalleria attendati per le manovre, Vittorio Emanuele di Savoia, conte di Torino. In suo onore è imbandito un memorabile banchetto a Palazzo Bellini, alla presenza dei notabili e di Balsari, da poco eletto sindaco. Sotto la sua spinta, Oleggio si dota di una fitta rete stradale che sostituisce buona parte dei disagevoli tracciati campestri, inadeguati a un centro agricolo che si sta rapidamente trasformando. Da più di 20 anni oramai, la manifattura della seta e del cotone ha coinvolto nel lavoro industriale anche le donne, prima con le numerose filande, fra le quali primeggiano Tosi e Trolier, poi con la fabbrica dei fratelli Gagliardi, che confeziona busti e corsetti per signora, e conta già 500 operai.
Dalle frazioni dei paesi limitrofi accorrono a Oleggio per il mercato del lunedì, la cui origine si perde ai tempi della dominazione degli Sforza e che rivaleggia con quello di Novara per la ricchezza del comparto vinicolo e del bestiame. Nel 1906 si inaugura la Grande Esposizione, che celebrerà per più di 30 anni le capacità imprenditoriali di Oleggio nelle arti e nei mestieri. Sul Ticino è stato appena costruito il famoso ponte di ferro che unisce la sponda piemontese a quella lombarda. Il fiume si popola di cercatori d'oro, la cui presenza è qui documentata sin dall'antichità. A più riprese si tenterà un'estrazione su vasta scala, ma le potenti draghe a vapore si riveleranno meno efficaci dei cercatori oleggesi, che setacciando i greti con la trula si tramandano da generazioni i segreti della ricerca. Nel 1910 la fama della cantina sociale scavalca l'oceano per ricevere il Gran Premio d'Onore all'Esposizione Internazionale d'Argentina. Ora i soci sono 144 e le uve vinificate passano dagli 833 quintali del primo anno di attività a 6.128. È una conferma dell'esperimento cooperativo che ha visto nascere in questi anni molte cantine sociali in tutta Italia, dal Trentino alle regioni del sud. La cantina di Oleggio sopravviverà anche alla guerra e alla filossera, il parassita che costrinse i viticoltori di tutta Europa a ripiantare le vigne sostituendo i ceppi delle viti. Nella battaglia contro la filossera, Balsari fu ancora una volta contrapposto agli altri vignaioli, i quali però per la cantina non gli negarono mai la loro fiducia, fino al 1927, anno in cui alla sua morte gli succederà il figlio Antonio. La cantina è ancora nella sua sede originaria, che era stata ai tempi un'ala del convento delle monache di Sant'Agostino. Qui, dall'umido fresco delle fondamenta, si sale tortuosamente alle ampie volute del porticato, che si affaccia nel cortile e negli orti. C'è ancora memoria delle lunghe code di carri carichi d'uva, le bigonce, che nei giorni di vendemmia aspettavano fuori della cantina anche fino a notte. Le bigonce venivano pesate nel cortile prima di scaricare, e ripesate vuote. Così, dalla differenza, si otteneva il peso dell'uva. Il valore era però calcolato anche in base al grado zuccherino, che avrebbe determinato la futura gradazione alcolica del vino.